I was looking at the ceiling and then I saw the sky, il titolo dell'opera, una frase pronunciata da uno delle vittime del terremoto di Los Angeles e che è stata presa come titolo dell'opera, come motivo ricorrente di questo soffitto che si apre e improvvisamente lascia la possibilità di vedere il cielo. L'opera racconta un po' questo. Il fatto di come delle vite vengano sconvolte dal terremoto, non solo fisicamente, non solo perché gli edifici crollano, ma perché il senso stesso della vita dei personaggi viene stravolto dal movimento tellurico. Sono sette personaggi giovani che vivono in una Los Angeles piena di contraddizioni, di diverse estrazioni sociali, con diversi ruoli, c'è cioè il poliziotto, la giornalista, la rifugiata politica, l'afroamericano che esce di prigione e che dovrà ritornarvi, l'avvocato asiatico, insomma, in questo insieme di personaggi che si muovono nella città, e che raccontano la loro vita attraverso delle canzoni, delle arie che sono più delle canzoni, il terremoto porta un cambiamento radicale. Il poliziotto scopre di essere gay, la giornalista che pareva essere innamorata di lui in realtà trova l'amore da un'altra parte, la rifugiata politica decide di tornare a El Salvador e di lottare per la libertà del suo popolo e l'afroamericano decide di restare in prigione per studiare e cambiare la sua vita attraverso i libri, attraverso lo studio. Il bello di quest'opera, a parte questo racconto corale fatto da questi personaggi che si incrociano, è dato anche dal stile particolare con cui è stata composta, su come tante canzoni e ognuna di loro ha una qualità e un riferimento diverso. Fa pensare, a volte diciamo, le musiche sono più prettamente minimaliste, come lo stile di John Adams, altre volte fanno riferimento al jazz o allo spiritual, al gospel o al rhythm and blues o ritmi sudamericani, tutti però riletti attraverso questa mano, questa scrittura diciamo ricca e polifonica che è tipica di John Adams. Queste vite incrociate, queste storie sul palcoscenico le abbiamo raccontate con una scenografia che è fatta di parallelepipedi che ricordano diciamo delle torri in cemento che costituiscono un po' l'architettura di Los Angeles, l'architettura oramai di quasi tutte le nostre città. E però l'elemento che è legato all'immaginazione, al sogno, ai fantasmi che attraversano la vita di questi personaggi è ottenuto attraverso delle proiezioni che sono mappate sui vari elementi che costituiscono la scena e che hanno anche loro una qualità, uno stile diverso per ognuna delle canzoni o delle arie, chiamiamole per usare un termine più tradizionale, cantate dai vari personaggi. E quindi c'è, così come c'è un viaggio attraverso il mondo musicale che fa riferimento alla musica popolare, al pop, al rock, e così nelle immagini c'è un viaggio attraverso tanti riferimenti alla grafica e alle arti visive contemporanee.